Vado con i nomi, se no vi tengo qua tutta la sera. Allora, devo solo dire chi ha indovinato, perché poi mi scuso con gli amici che mi hanno chiesto chi c'è, chi non c'è, io non l'ho detto a nessuno, lo sappiamo praticamente io l'assessore, perché veramente è stata un'odissea. Allora, la prima l'hanno indovinata, Donatella ed Elena. Elena è lì, Donatella non la vedo, ma Elena è lì, Donatella è là. E non te l'ho detto l'altra sera, ma hai indovinato. Allora, gli indizi erano attrice, conduttrice TV e ovviamente scrittrice. È un nome particolare. Lei è davvero una brava scrittrice, pur facendo anche un sacco di altre cose. Ha scritto un libro che si chiama Il cielo stellato fa le fusa, in cui sei personaggi si ritrovano in questa villa toscana e sono costretti a non uscire di casa. Non so se vi ricorda qualcosa. E si raccontano delle storie. Quindi si parlerà d'arte anche, si parlerà di comicità, perché lei è una donna molto spiritosa, oltre che molto molto bella. Voilà. Chiara Francini, martedì 8 giugno. Grazie. E vado al secondo. Il secondo DJ, scrittore, conduttore video e videomaker. Un'altra storia pazzesca, non come la sua, ma tosta. Altra cosa che non ho detto prima, abbiamo scelto sei grandi libri, cioè quindi al di là del personaggio che viene durante la serata, sei grandi storie, storie importanti. Immaginatevi un ragazzo di 17 anni, super sportivo, 1,90, fa basket, fa un sacco di sport, a un certo punto si accorge che non riesce più a raggiungere i risultati che raggiunge, ha dei mancamenti, ha una serie di aritmie. Fa una serie di analisi e scopre che dovrà vivere per tutta la vita con un defibrillatore sotto pelle, un defibrillatore che ogni tot anni ha bisogno di sostituire la batteria. Questa cosa qua non l'ha fermato, lui è diventato un bravissimo DJ, tra l'altro è uno dei volti e voci anche di punta di Radio DJ, lui si chiama Gianluca Gazzoli, mercoledì 9 giugno, il libro si chiama Scosso. Una storia importante, se portate un ragazzo adolescente, qui sicuramente ci si ritrova, al di là del fatto di conoscere lui, ma per l'importanza del coraggio suo. Il terzo ospite, questo l'ho indovinato, Cristina Tomaini. Ciao Cri. È un maître, è un docente di sala e poi soprattutto il vincitore di MasterChef 2020. Il libro, chiaramente è un libro di cucina, ma non solo, lui parla un po' di tutta la sua vita, lui si chiama Francesco Aquila. Come vedete, la bellezza quest'anno, come dire, ecco, c'è anche un interesse così, fisico. Per parlare sempre di bellezza, il quarto ospite è un attore, un volto televisivo, lui praticamente, pensate un reality, pensate a una trasmissione, lui c'è stato. Ballando con le stelle, Pechino Express, Grande Fratello VIP, Isola dei Famosi, ma non l'abbiamo scelto per quello e neanche perché è un bel giovinotto, ma perché ha scritto anche lui un libro molto importante in cui per la prima volta racconta la sua vita. Lui è diventato attore teatrale, per cui è stato in carcere per un tot, per un errore di gioventù e con il maestro di recitazione del carcere lui è riuscito a togliersi da una serie di situazioni poco, poco, poco carine. Lui è Andrea Montovoli. Vedo dell'apprezzamento, il modo dell'apprezzamento. Qui per chiudere il cerchio tra Letti di Notte 2020 e 2021, perché l'anno scorso Letti di Notte per via del Covid era programmato, abbiamo cancellato tutto. Avrebbero aperto il festival l'anno scorso e chiudono invece quello di quest'anno. Due scrittori, allora, uno per me è quasi Dio, l'altro è uno scrittore per ragazzi veramente fantastico, il suo ultimo libro, se lo date in mano a un ragazzino che non legge, vedrete, cambierà assolutamente idea perché è un libro veramente esplosivo. Uno è Marco Malvaldi, qua, presentazioni, è veramente un genio nel suo. E l'altro si chiama Stefano Tofani ed è uno che farà veramente, vi sfiderò, leggere i ragazzini, perché i suoi libri vanno insomma, per i preadolescenti. Però vi assicuro che lo può leggere anche un cinquantenne come il sottoscritto senza problemi. Allora, questi sono i nomi, ragazzi giornalisti che vi ho inviati, spero di vedervi.
settimana prossima, Margherita Oggero, sulla cartolina che avete sulla sedia, no, questa me la stavo dimenticando, c'è un indirizzo mail, l'indirizzo mail del gruppo di lettura. Perché? Perché una delle cose fondamentali del libro di Margherita è questo gioco delle ultime volte, e cioè queste persone, i personaggi del libro, si ritrovano, è un gioco di società, diciamo, in cui si raccontano l'ultima volta in cui hanno fatto qualcosa senza sapere che fosse l'ultima. Il gioco di parole è giusto? Ti va? Ok? Ci piacerebbe leggere a Margherita, va bene anche anonimi, non è che dovete per forza firmarli, qualche vostra ultima volta. Quindi se vi va 4, 5, 10 righe, cioè qualcosa che si possa leggere durante una serata senza congestionarla, potete mandarlo a quell'indirizzo mail che trovate sulla cartolina. Abbiamo detto tutto. Sì. Ah, grazie Maurizio, non facciamo un applauso Maurizio.